parliamo di digitale. Lei ha recentemente pubblicato questo libro, La danza e la agitprop, con la casa editrice esclusivamente digitale Q Press, un libro che era stato già pubblicato nel 1988 in formato, diciamo, tradizionale. Come mai questa scelta e cosa è cambiato per lei nel momento in cui ha deciso di pubblicare questo libro? Sì, mi è stata fatta una proposta molto interessante da parte di Mattia Visani, appunto il creatore della Q Press, per la riproposizione in formato digitale di questo libro. Al di là della sorpresa per la scelta, cioè dell'interesse per la riproposizione di un testo che aveva avuto un grande significato al tempo in cui era stato presentato e che oggi sembra forse fuori moda, forse demodé, forse invece può avere ancora degli elementi interessanti, al di là di questo la riproposizione digitale mi sembra veramente in linea con i tempi, benché io sia persona di altra generazione molto affezionata al libro cartaceo, capisco benissimo che in questo momento l'avvenire sta in questo, nel poter proporre anche la cultura, anche la sapienza, diciamo, accumulata in tanti modi attraverso queste nuove forme di comunicazione e di distribuzione che sono estremamente più agili, più rapide e che hanno delle caratteristiche diverse ma sicuramente interessanti. E per chi fruisce il libro è diverso fruirlo in maniera digitale? Il suo libro, questo libro qua. Sì, io penso che sia in realtà come contenuti è chiaro che rimane la stessa cosa. Il libro era stato pensato con le modalità del libro cartaceo. Il libro cartaceo di specialisti, diciamo, ha sempre avuto un po' quel tanto di pesantezza, tra virgolette, cioè di uso di un linguaggio un po' ricercato, un po' forbito, che forse nel momento attuale e con un libro che viene fruito forse anche più distrattamente, camminando in giro, eccetera, può forse presentare qualche difficoltà. Non ne sono sicura però, perché non sono una fruitrice di questa tipologia di libri. Quindi. Venendo a uno dei contenuti della danza e la agitprop, lei parla descrive, diciamo, il teatro, la danza, la scena culturale del primo Novecento e parla di come il teatro e la danza siano usciti dalla sfera esclusivamente estetica per entrare in quella etico-politica. E al giorno d'oggi la danza che spazio ha nella scena politica nazionale? Certo, si è discusso molto recentemente tra artisti e anche tra studiosi, diciamo, della danza, di un possibile valore politico della danza. E si sono trovate molte modalità, diciamo, in cui la danza può fare politica o essere politica. Ad esempio anche semplicemente col suo esistere in un ambito culturale che non la considera come disturbo, come azione di disturbo e di guerriglia quasi all'interno di certi ambiti, ad esempio con la funzione del danzatore che è costretto a ritirarsi nel solo come una strategia di sopravvivenza più che una strategia artistica, che è un mezzo artistico e così via. Io però ho un'idea molto precisa di quale in questo momento si sta rivelando un ruolo culturale, politico, sociale molto forte della danza. Ed è in quel filone della danza che viene chiamato oggi normalmente community dance, danza di comunità, danza sociale, nel sociale o altre, danza educativa, tutte formule un po' che non rendono fino in fondo l'idea. Ossia il fatto di come la danza attualmente venga sempre più a contatto con la società
con tutti gli strati della società, dai bambini agli anziani, dai portatori di differenze agli emarginati, dalle persone di varia nazionalità agli immigrati e così via, e di come la danza, una danza creativa, un riconoscimento, una riscoperta del proprio corpo come strumento di comunicazione e di relazione, quindi non una danza con tecnico, con strutture fisse, ma una, veramente un riconoscimento del valore comunicativo, espressivo e comunicativo del corpo al di là del linguaggio parlato. Tutto questo venga offerto sempre più frequentemente alla gente, alle persone, e venga utilizzato con grandissima soddisfazione da parte di tutti, costituendo proprio una possibilità di rivalutazione etica della persona, del corpo, delle sue proprietà relazionali, in un momento in cui sotto i vincoli della globalizzazione, dell'estensione complessiva, si perdono le individualità, nello stesso tempo si vorrebbero allargare le comunità, ma attraverso la danza si può formare qualcosa che costituisce una sorta di solidarietà del linguaggio, solidarietà di una comunicazione, di una relazionalità a sfondo artistico, ossia creativo, della persona, che secondo me è una forza grande della danza in questo momento, molto più della forza che ha la danza dei veri artisti che lavorano, studiano e producono, ma mi pare che in questo momento ancora non abbiano trovato il nuovo filone della danza del 2000. Allora, da un altro punto di vista del rapporto danza-politica, ci sono delle organizzazioni che hanno appunto lanciato, un'organizzazione, appunto Agis Federdanza, che ha lanciato una petizione per recuperare in qualche modo il senso artistico della danza, che sembra a livello meramente burocratico sia passata verso in direzione, diciamo, più sport che... Certo. Cosa pensa? Lei ha firmato questa petizione, cosa pensa? Sì, non soltanto a livello burocratico purtroppo, anche nel senso comune della gente attraverso una serie soprattutto di trasmissioni televisive a gara che vanno molto al di là del senso che la danza dovrebbe avere. Sì, io ritengo che sia stata una buona iniziativa e quindi l'ho firmata volentieri, proprio perché oggi in Italia questa situazione che vige e che in qualche modo obbliga quasi le scuole di danza ad iscriversi al CONI e agli enti collegati col CONI, quindi alle istituzioni sportive, e a diventare associazioni sportive, è qualcosa di completamente snaturante del senso della danza. La danza è arte, questo non significa che le scuole di danza facciano arte di prima categoria, ma l'intenzione è quella di svegliare e sviluppare negli allievi a qualunque livello un'idea estetica, un'idea artistica, un'idea espressiva che non fa parte del discorso sportivo. Quindi la danza non deve essere intesa come sport. Quello che invece è necessario è che le scuole, le istituzioni di danza vengano riconosciute così come vengono riconosciute le istituzioni sportive. Questa è un'altra cosa, cioè che vengano concesse a queste scuole, a questi gruppi, quei vantaggi, diciamo, quei vantaggi fiscali, quei vantaggi organizzativi che sono concessi alle associazioni sportive. Se le associazioni sportive vengono considerate importanti perché esercitano una funzione formativa per i giovani, etica, eccetera, tanto più a questo livello lo sono le scuole di danza, che esercitano lo stesso tipo di formazione ancora più profonda, perché coinvolgono anche la parte creativa della persona, la parte espressiva
il modo che la persona ha di poter esprimere pienamente se stessa nel mondo che la circonda.